C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone, sentirmi parte di una comunità. Ma poco a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter pressorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio, attrezzatura prima infanzia e liste nascita, oltre a numerosi sconti sui farmaci come ad esempio... La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Da più di 50 anni e dalla passione di 300 viticoltori, Cantina Miglianico produce vino di qualità per soddisfare tutti i giorni i gusti degli abruzzesi. E non solo. Cantina Miglianico è il punto di riferimento per chi si impegna a valorizzare i vitigni autoctoni del nostro Abruzzo. Per i tuoi regali di Natale, scegli Abruzzo. Scegli Cantina Miglianico. Via San Giacomo 40 Miglianico. Momento per ritrovarsi, per condividere obiettivi, come il percorso di crescita dell'istituto di credito e le prospettive future. Sono queste le principali finalità della tradizionale cena del socio della BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, che si è svolta sabato 21 dicembre presso il Pala Congressi Dean Martin di Montesilvano. Alla tradizionale cena, che si svolge ogni fine anno, hanno partecipato oltre 2.800 dei circa 5.000 soci provenienti dalle filiali che l'istituto di credito ha sul territorio attualmente, che comprende in totale 62 comuni,
di cui 37 in provincia di Teramo, 21 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 3 in quella di Ascoli Piceno, ove risiedono 690.000 abitanti circa, cioè il 50% della popolazione complessiva della regione Abruzzo. Nella stessa regione, la banca opera con 21 sportelli, di cui 11 in provincia di Teramo e 10 in quella di Pescara. Tutto questo frutto di 63 anni di storia, di scelte lungimiranti e concrete che l'ha portata a diventare la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo, sia per la raccolta complessiva di circa 700 milioni di euro che per gli impieghi superiori a 500 milioni, operando in 62 comuni con 139 dipendenti. Durante la serata sono state portate avanti iniziative sociali, quali la consegna di 25.000 euro alla Caritas diocesana di Teramo e di 25.000 euro a quella di Pescara per le attività del Banco Alimentare. Nel 2019 inoltre sono stati stanziati 600.000 euro per le carte di credito solidali, destinate a famiglie che vivono un momento di difficoltà segnalate da enti o associazioni caritatevoli, e sono stati erogati circa 600.000 euro a favore di soci e realtà territoriali per attività culturali, sociali e ricreative. Per sottolineare tutto questo, ospiti dell'Istituto di Credito, anche per questa cena del socio, 50 famiglie indicate dalla Caritas diocesana. Una crescita esponenziale negli ultimi anni, quindi in questo momento è diventata la banca di riferimento in Abruzzo, una delle banche di riferimento in Abruzzo. Consideriamo che non ci sono più banche locali, quindi Castiglione insieme alle altre banche di credito cooperativo rappresentano in questo momento le banche locali in Abruzzo. Anche questa sera avete qui con voi tanto sociale, ci saranno delle persone meno abbienti che fanno parte della Caritas e quindi mangeranno la cena insieme a voi. Ecco, BCC che è sempre insieme al territorio. Noi siamo insieme al territorio e spendiamo molto per poter essere vicini alle persone che meno sono fortunate. Le banche locali come le nostre riescono anche nei momenti di difficoltà, come la crisi che c'è stata dal 2008, a continuare a fare credito a quella parte dell'economia e del popolo che ha meno la possibilità di rivolgersi alle grandi banche. E parliamo sempre di BCC, un aspetto particolare, ecco, una banca del territorio, come abbiamo sempre rimarcato, una banca che ci sarà salda, visto anche le ultime vicende delle banche in Italia. Ma sulle altre vicende delle banche in Italia non posso rispondere perché io so quello che sapete voi dai giornali. L'unica cosa che posso dire è che il credito cooperativo ha fatto fronte sempre alle sue difficoltà internamente con fondi propri. Quindi noi tutte le banche di credito cooperativo in difficoltà sono state aiutate dal movimento. Quindi abbiamo un fondo volontario con il quale aiutiamo tutte le banche di credito cooperativo in difficoltà. Un bilancio del Presidente di questo primo anno in ICREA? È un bilancio ottimo perché questo rafforza la nostra presenza economica. Siamo più forti e nel contempo riusciamo ad avere un gruppo che ha la possibilità di servire anche una clientela più grande che noi da soli non riuscivamo a servire.
direttore della BCC di Giampaolo, immancabile cena di fine anno per scambiare gli auguri e per fare il punto sulla solidità di questo istituto di credito. Ogni fine anno ci ritroviamo in questa bella iniziativa, che dimostra come sia forte il legame tra i soci, la nostra banca e tutto il territorio. E un anno, arrivando però a fine anno, giustamente si traggono i numeri, si traggono i risultati e si fa il punto della situazione. Questo è un anno importante, un anno storico, perché è l'anno nel quale è stato fondato il gruppo bancario cooperativo, che per ragioni della riforma impone a tutte le BCC di aderire. Noi abbiamo aderito al gruppo ICCREA e entriamo nel gruppo ICCREA con tutti i semafori verdi, cioè con tutti quegli indicatori che ci fanno assicurare la piena autonomia, pur facente parte del gruppo, un'autonomia che noi spenderemo sul territorio per dare quelle risposte, come abbiamo sempre fatto, che il territorio richiede, le esigenze delle famiglie, le esigenze delle piccole e medie imprese, ma anche quelle esigenze sociali che sentiamo sempre più forti nella loro richiesta, in un momento nel quale l'Abruzzo vive ancora una profonda crisi e un momento in cui l'Abruzzo ha perso tutte le altre banche locali. Rimaniamo solo noi come credito cooperativo a dare ascolto alle istanze di qualsiasi natura che fioriscono e che solo una banca locale può dare. Un anno che concludiamo con 70 milioni di patrimonio e la nostra massa fiduciaria, cioè i risparmi che la clientela ci affida, ammontano a 700 milioni di euro. Tutti i risparmi che noi raccogliamo sul territorio reinvestiamo sul territorio. I nostri prestiti alle famiglie, alle piccole e medie imprese ammontano ormai a 500 milioni ed esprimono ancora un basso tasso di rischiosità. Noi abbiamo crediti anomali soltanto netti per il 7%, le sofferenze nette sono solo il 2,54% e hanno già una copertura di rischio per più del 60%. Questo è quello che la banca ha fatto con il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, capeggiati magistralmente dal nostro Presidente, ha fatto scelte che ha saputo preservare la solidità e la virtuosità di questa banca anche in un momento di forte crisi come quello dell'ultimo decennio che abbiamo vissuto. Questa è una prerogativa, ma è anche una forte convinzione della nostra banca, quella di essere presenti in tutti i comuni e soprattutto laddove anche altre forme di banche non ritengono economico mantenere una filiale. Anche noi dobbiamo tenere un occhio all'economicità, ma noi abbiamo una funzione in più, quella sociale, quella di dare istanza alle richieste del territorio, quella di essere vicini alla clientela, vicino alle famiglie, vicino alle piccole e medie imprese che ancora hanno forte l'esigenza di avere un partner bancario che li sa ascoltare e sa dare loro le risposte personalizzate in base alle effettive esigenze. Tante sono le sfide, tanti sono gli obiettivi, ma uno penso che primeggi su tutto, quello di continuare a fare banca con i valori fondanti del credito cooperativo, che hanno reso forte questa banca per 60 anni e per tutto il credito cooperativo ormai da 130 anni. Sono quei valori immutati nel tempo che hanno spinto i nostri soci fondatori a costituire la nostra, come tante altre allora casse rurali, e che penso possano essere, siano fortemente validi anche in un contesto nuovo come quello di gruppo e come quello degli anni in che stiamo vivendo. Quest'anno la serata è stata arricchita dalla presenza dell'economista, recentemente nominata consigliera di Papa Francesco, suora Alessandra Smerilli, una delle più autorevoli sostenitrici dell'economia dal volto sociale e al servizio dell'uomo. Suora Alessandra ha posto l'accento sull'importante ruolo delle BCC, istituti di credito che si fondano sui principi di mutualità e di solidarietà e che hanno un ruolo importantissimo sul territorio, lavorando a beneficio delle persone e sostenendo le imprese locali, azioni che caratterizzano da sempre l'operato della BCC di Castiglione Mesterremondo e Pianella. Suora Alessandra Smerilli, alla festa della BCC di Castiglione Mesterremondo e Pianella, ecco l'importanza del ruolo delle BCC sul territorio.
Le BCC sul territorio io credo siano fondamentali, forse non tanto nelle grandi città quanto nei comuni e nei paesi più piccoli. Gli ultimi dati dicono che in 500 comuni italiani le BCC sono l'unico sportello bancario rimasto, perché lì dove molte banche smaterializzano e se ne vanno e chiudono filiali, le BCC resistono. Questo vuol dire una banca che si relaziona con le persone, che cerca di stare al cuore, di non semplicemente vendere prodotti ma accompagnare processi di sviluppo, e noi sappiamo quanto oggi in Italia abbiamo bisogno di processi di sviluppo. La BCC che ruolo potrebbe svolgere nel futuro dopo le ultime vicende che riguardano le banche italiane? Ma io credo che sia importante, e da questo punto di vista mi sembra che molte delle BCC siano banche solide. È importante che ci sia una gestione sana, oculata, che ci siano controlli. In questo, anche se in maniera difficile, l'autoriforma che le BCC hanno fatto per presentarsi anche davanti all'Europa come un qualcosa di più compatto sia importante. Perché c'è bisogno di sani controlli, di una gestione fatta bene, e c'è bisogno che il profitto non sia l'unico obiettivo, ma su questo mi sembra che le BCC siano attente. Ecco, attenta anche la BCC di Castiglione Messere Monte Pianella, che in questa serata avrà a cena anche i meno abbienti che fanno parte della Caritas. Ecco, questo è un punto importante a favore di quegli istituti di credito che sono sul territorio. Esattamente, perché questo è il vero senso della finanza, cioè la finanza perché è nata? Per mettere insieme, per far incontrare chi ha risparmi da gestire con chi ha idee imprenditoriali o con chi ha bisogni e non riesce a soddisfarli. La finanza serve per fare questo passaggio, e allora è importante che la finanza si ricordi di questo, si ricordi di creare sviluppo sul territorio, ma si ricordi anche che un'economia che non crea inclusione è un'economia che si distrugge, e allora per questo è importante che a tavola ci siano anche le persone che forse non potrebbero permettersi una cena di questo genere. Presenti tra gli altri il Vescovo della Diocesi Teramo Atri, Sua Eccellenza Monsignor Leuzzi, e l'Arcivescovo della Diocesi Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, il Direttore di Crea Banca Impresa Enrico Duranti e il Vice Direttore della stessa realtà Giovanni Boccuzzi, il Direttore della Federazione Abruzzo Molise Ermanno Alfonsi, numerosi politici, rappresentanti delle istituzioni e di importanti associazioni di categorie professionali. Anche quest'anno sono state consegnate ben 37 borse di studio a studenti meritevoli soci o figli di soci. La serata, come ogni anno, è stata caratterizzata da momenti ludici e piacevoli, quali l'estrazione di una Fiat Panda vinta da un socio e molti altri importanti premi che sono stati messi in palio con il tradizionale gioco della tombola. Ad allietare i presenti anche la nota cantante Silvia Mezzanotte.
Auguri del presidente della BCC. Auguri di un santo Natale e di un felice anno nuovo a tutti quanti, ma maggiormente a quelli che hanno più bisogno. Desidero veramente di cuore fare gli auguri a tutti i soci, a tutti i nostri clienti. I nostri soci sono la vera forza di questa banca, li sentiamo vicini, sono 5.000, crescono di giorno in giorno e li sentiamo veramente come fondamenta. Un augurio altrettanto caloroso al nostro consiglio di amministrazione che veramente guida questa banca con lungimiranza e coesione, e un augurio affettuoso, quasi come stessi stringendo la mano uno ad uno alla formidabile squadra di colleghi che ogni giorno, quotidianamente, dà risposte alla clientela e soprattutto porta tra la gente, nella quotidianità, il nostro modo diverso di fare banca. We bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone,
sentirmi parte di una comunità. Ma poco a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maiko. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maiko ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maiko, scegli di sentire. La farmacia comunale Collecorvino propone tanti servizi come holter pressorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita, oltre a numerosi sconti sui farmaci come ad esempio... La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Da più di 50 anni e dalla passione di 300 viticoltori, Cantina Miglianico produce vino di qualità per soddisfare tutti i giorni i gusti degli abruzzesi. E non solo. Cantina Miglianico è il punto di riferimento per chi si impegna a valorizzare i vitigni autoctoni del nostro Abruzzo. Scegli Abruzzo. Scegli Cantina Miglianico. Via San Giacomo 40 Miglianico. We wish you a Merry Christmas. We wish.